Bentrovati a tutti in questo video nel quale cercherò di mostrarvi come riflashare il BIOS corrotto di questa Matrox G200. Tutto nasce dal fatto che ho acquistato questa scheda con l'espansione di memoria inserita, schermo nero, beep, regolare, Windows si avviava, ma purtroppo lo schermo rimaneva nero. Grazie a un tutorial lasciato sul gruppo Facebook da Matt Retro Inside, del canale Retro Inside, del quale vi lascio un link in descrizione, ho scoperto un modo per tentare di rimettere a video questa scheda, questa Matrox G200. Era un problema di queste schede, io non me lo ricordavo, però spesso e volentieri il BIOS si sfanculava. Purtroppo, detto in termini molto molto pratici, succedeva così. Quindi addirittura Matrox stesso realizza un utility per riflashare il BIOS, vi lascio il link in descrizione e vi faccio vedere come fare. Innanzitutto bisogna scaricare questa utility, scompattarla, è un file zip, io l'ho copiata su una chiavetta, poi l'ho diciamo spazio qui c'è tutti gli attrezzi del mestiere. L'ho estratta in una cartella che si chiama Setup 351. Una volta copiata la cartella su un PC con Windows 98 in questo caso, bisogna riavviare in modalità MS-DOS, cosa che andiamo a fare in tempo reale, entrare nella cartella Setup 351 con il comando cd setup 351 e fra i vari file contenuti in questa cartella ci dovrebbe essere un comando appbios.exe, eccolo qua, è questo, non so se lo vedete. Detto ciò, si piglia un floppy preformattato, io ne ho una scatola di vergini, speriamo bene, lo si va ad inserire nell'apposito lettore e si dà il comando exe più invio. Vedete, vi chiede di inserire un disco nell'unità A e di premere invio quando pronti. Ora si fa tutti i suoi controlli, prepara il disco, non so quanto tempo ci piega perché sto facendo tutto in diretta assieme a voi. Se mi darà un po' di tempo, intanto voglio ringraziare anticipatamente che poi magari nel prosieguo del video, che non so se vedrete perché non so ancora se questa cosa andrà a buon fine, ringraziare Matteo e tutti gli altri esperti del gruppo, Gianluca, Paolo, Riccardo, Salvatore, Zaccos, chi più ne ha più ne metta, per il consueto supporto nella risoluzione di questi problemi. Vi lascio anche il link del gruppo Facebook perché in casi del genere può tornare molto utile per andare a chiedere aiuto, perché ci sono degli esperti, come ho detto più volte, sentite, veramente validi, veramente validi. Speriamo bene qua, perché se non va a buon fine bestemmio. Sarebbe stato interessante inserire una scheda PCI, darle la priorità da BIOS per l'avvio e lasciare collegata allo slot AGP la Matrox G200 e per vedere a video che succedeva. Se le cose andranno bene vedremo uno schermo nero e sentiremo il floppy che macina. Ok, formattare l'altro disco, no. Adesso sta creando, prima se lo è preparato lui, se lo è formattato, si vede che serve qualche formato particolare, ora sta creando i file idonei, quindi sta preparando quello che sarà il nostro floppy d'avvio vero e proprio. A tal proposito sono già andato nel BIOS e ho impostato la sequenza d'avvio come A, come unità principale. Qui dice Matrox serial number file version the prom version, we want to proceed, no, e torniamo qua perché se no mi va a flashare la mia scheda funzionante. Ora non ci resta che piangere, non sto scherzando, di tornare in Windows
spero di aver regolato bene l'inquadratura, che non mi si veda tagliato, ma se non mi vedete neanche, l'importante è che capiate che cacchio sto facendo. Forza e coraggio. Andiamo a vedere, potevo farlo anche da DOS, ma lo andiamo a vedere da qua, che ci picchia. Ha copiato dentro A, ProC BIOS sarà questo il comando che utilizza, è un floppy di avvio con l'aggiunta di queste utility che serviranno in automatico per riprogrammare il BIOS della nostra Matrox sfanculata. Ora io spengo, spingiamo, vi giro le spalle o anche peggio, abbiate pazienza, smonto la mia G200 funzionante, tanto ve la faccio vedere anche live, ma magari vi ho già mostrato durante l'editing del video, vi ho già mostrato bella calda anche. Vi ho già mostrato, vediamo che si è messa a fuoco, vi ho già mostrato qualche foto, vedete l'espansione che era su questa, che non va a schermo, questa qua, l'ho messa qua sopra, in questa funzionante. La mettiamo qua da una parte, qua è il legno, quindi non c'è pericolo di scariche elettrostatiche, e andiamo a montare la nostra altra G200. Il colmo sarebbe che adesso sta scheda partisse, perché allora ci sarebbe veramente da scompisciarsi dalle risate. Non credo. Io ci metto sempre anche la vitina, perché non mi piace lasciare mai le schede traballanti negli slot mentre le testo. È una mia mania, non servirà a un belino, come dicono dalle mie parti, ma sicuramente serve, scusate la bruttissima immagine. Ora tolgo un attimo il floppy, magari giro un posto accidenti qua perché si veda un po' meglio. Togliamo un attimo il floppy e facciamo una prova di avvio con questa scheda e sentirete che parte Windows, dà il beep. Tuttavia purtroppo non va a schermo. Sentite? Sentite che parte anche il sistema. Mi servirebbe un cameraman per video di questo tipo. No, no, no. Non ditemi come, non ditemi perché, però la scheda è andata a schermo durante l'avvio di Windows, pur non avendo fatto vedere niente durante il post. That's incredible, but it's true. A sto punto mi viene qualche dubbio che la scheda abbia qualcos'altro, però io il reflash del BIOS lo voglio fare. Perché se io vado a fare un riavvio al sistema, però questa volta ci metto dentro floppy, se no sto video viene lungo come la quaresima, io provo a flashearlo, perché cioè io il posto del BIOS lo voglio vedere. Qua con l'altra scheda si vede già e non si vede niente. Ora sta avviando dal floppy. E starà flashando il BIOS. Non era previsto che la scheda andasse a schermo. Non era affatto previsto.
qui seguendo il tutorial di Matteo è normale che non si veda niente, sentiremo il floppy sfarfugliare, a un certo punto dovrebbe riavviarsi per i cavoli suoi e ridarmi la scheda, che magari nel frattempo abbiamo ammazzato del tutto. Qui non si sente più niente, di cosa parliamo? Io provo a fare un riavvio selvaggio. Togliamo il floppy e resettiamo. Eccola qua, andata. Adesso abbiamo anche il posto del BIOS. Misteri della fede. Magari adesso non abbiamo più Windows, perché sarebbe veramente... In effetti lo famo strano, un po' Windows. E anche colpa del monitor, che fare ste cose con gli LCD è da assassini. Spesso e volentieri devo ricorrere all'autoregolazione, nei video non si vede, però ci sono quelli che si lamentano di fare i video con l'LCD perché si vedono male. Io le riprese da schermo non le faccio, uno, il canale non monetizza, non ho voglia di comprare schede d'acquisizioni, due, a me piace di più anche nei video degli altri, preferisco le riprese esterne perché io voglio vedere l'hardware. E qui va. E va. Andiamo a controllare. Le impostazioni con power strip 117 117 vertical sync disabilitato. Lanciamo il nostro Fido 3D Mark 99, che come vi ho già detto farà 8 MB 16 MB provata in 800x600 16 bit, sia in 3D Mark 99 che nei titoli, fra 8 e 16 MB non ci passa alcuna differenza. Probabilmente serviva più per usi professionali, un upgrade delle RAM, e sicuramente a risoluzioni più alte magari si vede la differenza. Andiamo a benchare per controllare che la scheda funzioni anche perfettamente, poi rimetteremo sulla versione 16 MB. A questo punto farò un bench, aspettate che controllo come cavolo sta venendo la ripresa, ma sì, non fa neanche del tutto schifo, non è bella, ma a parte me che non so ancora come sono venuto. Andremo poi a mettere la scheda da 16 MB tutto in real time e faremo un riavvio per vedere che funzioni, perché non vorrei aver sputtanato una scheda, quindi di queste robe ormai mi fido poco. Comunque la scheda, la Matrox, è risorta e questo mi fa particolarmente piacere. Ne ho già diverse, però già che c'eravamo, io l'ho presa per l'espansione, però che ci facciamo, è sempre meglio averla, piuttosto la cedo, la regalo a qualcuno che ne ha anche di bisogno, può farsi un PC da retro gaming per i giochi della prima seconda metà del primo decennio degli anni 90, scusate questo gioco di parole, ma qualcosa mi devo inventare tanto che va avanti sta roba. Intanto riponiamo qui il floppy e dopo lo chiamerò Flash BIOS G200 o qualcosa del genere, non so come si chiama l'utility. 2586, me lo dovrei scrivere, vabbè, 2600, ne ricorderò 2600. Ora spengiamo la macchina. Scarichiamo su un pezzo di ferro l'energia elettrostatica, togliamo il cavo del VGA, svitiamo la G200 risanata,
risanata. Eccola, anche lei bella calda. E andiamo a mettere un'altra Millennium G200 uguale identica, però con i 16 MB di RAM, di SG RAM. Solita fissa dell'abitamento. Di fuori che diavolo stanno facendo non lo so, ma no, vabbè, portiamo pazienza. Lo scantinato non è sicuramente uno studio insonorizzato. Macchine, furgoni, camion che vanno e vengono, col diavolo che si porti per aria. Andiamo con la nostra G216 MB, che posta tranquillamente, tanto do un'occhiata alla ripresa, ma sì, ci sta, ci sta. Vi lascerò in descrizione il link per scaricare l'utility, il link al gruppo Facebook, e se qualcuno deve fare un'operazione del genere e non ha capito qua, se ha l'account Facebook si iscriva a Facebook, se no chiedetemelo nei commenti. Sarò lieto di aiutarvi. Se volete vedere tutto il processo di flashing, dove non abbiamo visto il tubo, abbiamo visto solo schermo nero, se volete vederlo a schermo, dovete installare una VGA PCI, tipo una Verge o che diavolo che ne avete voglia, quella che avete a disposizione, impostare da BIOS la preferenza di avvio VGA a PCI. C'è una voce, adesso non mi ricordo a memoria come si chiama. Dopodiché lanciate, lasciate dentro il floppy di avvio e dovrebbe partire in automatico la procedura, dicendovi anche che cavolo sta facendo. FediMark 99. Ricordiamo il punteggio di 2581. Con 8 MB. Adesso vi faccio vedere qua. Scusate. Ecco. Andiamo a vedere le caratteristiche della scheda. Vedete, 16 MB di RAM. Prima mi sono dimenticato di farvi vedere che erano 8, ma poco importa. Erano 117 MHz, quella che ho risanato in HV Info 32. Diamo una controllatina anche qua. Ma credo che fossero 117 anche qua, perché variava da scheda all'altra. Queste sono due custom uguali, però a volte c'era qualche piccola discrepanza. Infatti questa mi rileva 84 e 112. L'altra mi dava 117 117. Paolo Di Sio, se ci sei, batti un colpo e dimmi che minchia può essere. Cioè, sono due Matrox Millennium G200. A questo punto andrò a rimettere l'espansione qua, poi farò un video magari diverso da questo, che non so ancora se caricherò sul primo o secondo canale, perché magari fa un po' cagare, ma io più di così non posso offrire, anche perché ho voluto fare un video un po' diverso dal solito, perché i soliti video, tanto lanciamo il bench 2586, ricordo, i soliti video ogni tanto è giusto anche spezzarli. Metto io la musichetta di sottofondo. Po. 2610 punti, ho tagliato un po' i benchmark perché
non aveva senso rivederli e siamo un punteggio identico. Resta quel piccolo mistero lì da svelare, basterebbe ora fare il cambio di SG RAM su questa, io quasi quasi lo faccio anche, verrà un video lunghissimo che caricherò sul secondo canale, taglierò in qua e in là, buonanotte a secchio. Voglio vedere sull'altra che scherzo mi va a fare. Ok, abbiamo tolto questa, ora facendo una lieve, sperando che si veda pressione qua, tolgo il panetto, lo vado ad inserire qua dentro e delicatamente facciamo ciò. La fissiamo e la riavviamo. La scheda funge. APC riavviato, andiamo a controllare, non ho fatto vedere prima, su questa scheda il conteggio della RAM, anche qui in questo caso riconosce i 16 MB che abbiamo appena installato. Lanciamo Power Strip, devo trovare la versione registrata perché sennò mi tocca aspettare sti cazzo di 5 secondi fastidiosissimi. Andiamo a verificare 117 117. Sincronizzazione verticale disabilitata, HV-Info 32, vediamo se anche qua mi conferma 117 oppure 85 e 113 che è il corretto clock sia di processore grafico che di RAM della MATO-PC200, ricordo scheda 64 bit, la GP2x qua è attivato. Ora rilanciando per l'ennesima volta 3D Mark 99 che non so se taglierò o no, benchiamo per l'ultima volta, lascio un po' scorrere le immagini a video per poter constatare assieme che la scheda funziona bene, non ha artefatti. 2596, niente, svelato anche questo mistero, le due schede sono identiche e tutte e due recepiscono l'espansione di RAM. E cosa ancora più bella, ora funzionano entrambe, vanno a schermo e tutti vissero felici e contenti. Io spero che questo tutorial possa servire a qualcuno, chiedete chiarimenti, chiedete quel che volete, io vi saluto perché questo video è diventato veramente troppo lungo. Ciao e grazie per la visione.